Arrivati al quinto simposio, e di strada ne abbiamo fatta un bel po'. Se vi ricordate, quando abbiamo cominciato eravamo proprio pochini. Oggi vedo con tanto piacere che il numero è importante. Sono felice perché ci sono tante persone nuove all'interno e porteranno sicuramente anche la loro professionalità ad arricchire questo momento di incontro, che chi ormai sa da tempo è un momento importante, perché noi qui ci scontriamo, ci confrontiamo, però sempre in maniera costruttiva. Avete sentito la premessa di quest'anno. Io vorrei, visto che le cose da dire sono veramente tante, perché in quest'anno è successo quello che noi pensavamo accadesse nel giro di 3 anni, la pizza potrà sopravvivere nel futuro, dopo l'appiattimento che ha subito, che è stato denunciato da Pavan, se gioca la carta della distinzione. Molti giovani, soprattutto nel mezzogiorno, che non hanno davanti una capacità professionale che gli apre una porta nel mondo del lavoro, per ripiego fanno o il pizzaiolo, o il barista, o il pasticcere, o il gelataio. Mi piace molto il fatto di veramente riflettere su questo, e credo che la ristorazione si stia aprendo alla pizzeria, e spero sempre di più che anche il mondo della pizza si apra a quello della ristorazione. La lievitazione è uno dei fattori chiave nella strutturazione sia del prodotto in termini proprio di è alto e basso all'alveolo grande e all'alveolo piccolo, e anche del bouquet aromatico. La lievitazione, oltre a dare grandi risultati sul piano gastronomico, è essenziale, perché fa un lavoro che poi dovremmo fare noi con il nostro intestino. Allora, questa grossa polemica, ho mangiato la pizza, me la sono sentita qui tutta la notte, la differenza la fa proprio la farina, il germe di grano e il lievito. No, da ultimo vorrei anche ricordare tutte queste mode dell'intolleranza alimentare che pascolano su questi preparati gastronomici inadeguati e che poi fanno dei danni incredibili. Non esistono tutte queste intolleranze alimentari, esistono delle pizze ben lievitate con farine valide, esistono invece delle pizze che sono delle colle e che chiaramente danno a tutti la sensazione di essere intolleranti. Allora, intanto buonasera a tutti. Il comitato scientifico quest'anno, avete visto, è costituito dalla finita di qua, dottoressa Racinelli, Corrado Assenza e Simone Padoan. Vieni di qua, chef maestro, vieni di qua. Perché la pizza è nata per togliere la fame, non per
fare bene. La pizza napoletana, in effetti, il pomodoro a cosa serviva? A far mangiare la pasta. E quindi paradossalmente meno era digeribile, più era efficace, perché uno la mangiava e quindi stava a posto per tutta la giornata. Oggi naturalmente è tutto il contrario, perché ci sta il telecomando, teniamo gli ascensori, siamo molto immobili e quindi noi non abbiamo, anzi abbiamo un problema invece opposto di digeribilità. Posso non dire che qui c'è il formaggio fuso e qui c'è la mozzarella, altrimenti il cliente non capisce. Poi, Facebook. Quindi è la qualità della pizza che fa la differenza. E noi dobbiamo tornare, anche per ragioni salutistiche, a proporre una pizza di questo tipo. Perché altrimenti l'altra è veramente micidiale. Quello che in effetti a volte manca è la consapevolezza che il prodotto pizza è espressione di una ricerca di una qualità generale, per non dire totale, dove alla base è la struttura pizza che deve avere il suo valore che caratterizza loro. Poi quello che io metto sopra è espressione di una produzione che è esterna alla qualità e al mondo del pizzaiolo. Il pizzaiolo deve essere in grado di scegliere una materia prima di qualità e saperla manipolare adeguatamente. È stato fatto e si vede un grandissimo lavoro sulle lievitazioni. Tutte e 10 le pizze erano sacramentate e non c'è veramente nulla da aggiungere, perché si è ottenuto proprio il massimo pur nella diversità della tipologia. Raramente capita di apprezzare così tanto la pasta, anche perché siamo abituati da clienti o anche da giornalisti, comunque quando si va a mangiare una pizza dici mi piace di più quella con i peperoni, mi piace di più quella con le melanzane, come se la pizza poi alla fine fosse quasi esclusivamente il topping, gli ingredienti o come si vogliono chiamare. Invece c'era veramente un matrimonio perfetto tra ciò che sosteneva gli ingredienti e gli ingredienti stessi. Cioè, siccome in genere le pizze non sono buone a Milano, sono solo due posti dove vado a prendere qualcosa di diverso, se no in genere prendo almeno il gusto che mi piace e non vado sulle altre, perché sono sempre un po' gommose, un po' diverse. Insomma, al termine di questa giornata provo lo stesso piacere che provavo al termine di una bella lezione all'università. La pizza è un mostro sacro in Italia. E quindi bisogna rispettare la sacralità della pasta.